Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi parleremo di fisiatria in ambito veterinario e per farlo siamo in collegamento da Pisa con la dottoressa Valentina Taccini. Buonasera dottoressa e benvenuta. Buonasera, grazie mille, grazie per il vostro invito. Grazie a lei dottoressa per essere qui. Quindi dottoressa Taccini, che differenza c'è tra fisioterapia e fisiatria e in quali casi si usa? Allora, la fisioterapia e la fisiatria sono, diciamo, tecniche che si usano per la riabilitazione. In questo caso si parla di animali, quindi in veterinaria. La differenza è che in ambito veterinario l'attività di fisioterapia viene svolta da un medico e non da un personale non qualificato come medico, appunto. Quindi ci sono in giro, siccome, delle figure professionali che non sono medici veterinari che fanno fisioterapia, quindi la fisiatria, a differenza di questo settore, è quella svolta da personale medico veterinario, come può succedere anche in umana che abbiamo il fisiatra per le persone. E la figura del fisioterapista in veterinaria si chiama fisiatra, appunto. Dottoressa, quali sono le terapie strumentali che lei usa dentro la sua struttura, oltre a quelle appunto che sono le tecniche di fisiatria? Sì, allora io mi avvalgo dell'utilizzo della laser terapia che viene utilizzata in numerose situazioni, non solo in ambito fisioterapico proprio, quindi per togliere il dolore, ma anche per altre indicazioni, quali possono essere il trattamento delle ferite, delle piaghe, ma anche altre applicazioni come ad esempio gli otoematomi, le gengiviti, quindi situazioni che vengono affrontate in genere con i farmaci e che sono lunghe a guarire. Il laser agevola appunto questi processi di guarigione, di riparazione dei tessuti e quindi velocizza i processi di guarigione. Poi chiaramente in ambito fisioterapico vengono utilizzate in tutte quelle situazioni di artriti, artrosi, di dolori articolari e quindi ha un ampio utilizzo il laser in medicina fisiatrica. Un altro strumento che utilizzo molto è anche la telecarterapia, e questo viene utilizzato anche in ambito umano, in ambito sportivo, anche negli atleti sportivi umani. E la telecarterapia viene applicata sul cane, come vedete, rasando la parte e trattando la parte con questi due manipoli che agiscono a livello dei tessuti molli o anche dei tessuti duri, quindi anche tendini e articolazioni. E lo scopo anche qui è quello di togliere dolore, si utilizza anche in questo caso qua nei problemi articolari, ma è molto efficace nei problemi tendinei e legamentosi e anche per rimuovere gli edemi, quando ci sono appunto degli stravasi dovuti a ematomi o appunto edemi di qualsiasi natura. Dottoressa Taccini, lei è uno dei pochi veterinari che utilizza l'ozonoterapia. In quali casi lo utilizza maggiormente? Allora, l'ozonoterapia è l'ozono per sé è un farmaco che ancora è poco conosciuto sia in ambito umano e soprattutto in ambito veterinario. Ha notevoli utilizzi in ambito veterinario. Io l'utilizzo che ne faccio maggiormente sono nel trattamento dei problemi degli anziani, quindi dolori muscolari, ma soprattutto anche nel trattamento conservativo delle ernie discali. Ci sono delle ernie che non necessariamente devono essere operate o anche delle situazioni in cui il proprietario non vuole operare il proprio cane per motivi di qualsiasi natura o il cane non può essere anestetizzato perché ha problemi ad affrontare un intervento e l'anestesia oppure perché in ambito veterinario gli interventi di questo tipo si aggirano da 2.000 e 3.000 euro, quindi non tutti possono permetterselo. Quindi il trattamento conservativo è stato dimostrato in ambito umano che l'ozonoterapia aiuta a risolvere questi problemi. Io ho iniziato a utilizzarlo in ambito veterinario con grandissime soddisfazioni. Non ha assolutamente effetti collaterali,
per cui può essere utilizzato ampiamente. Io in genere lo abbino anche all'agopuntura perché si ha un effetto sinergico fra il meccanismo d'azione che ha l'ossigeno ozono infiltrato localmente, come vedete in questo video, dove l'ozono diffondendo nella parte aiuta a rimuovere le tossine che si creano in seguito a questa ernia e a ridurre anche il volume dell'ernia stessa. Come vedete, i risultati ci sono, Eh questo cane sì. non ha fatto chirurgia e ha cambiato totalmente modo di camminare, di muoversi e nonché l'umore anche. Sì, sono belle soddisfazioni, dottoressa. Si vede proprio come la schiena, come riesce a camminare in un altro modo rispetto a prima, eh? Esatto, sì, è piuttosto evidente. Dottoressa, lei è anche chiropratico veterinario e so che ha anche scritto un libro. Sì, esatto. Io ho conosciuto questa disciplina 12 anni fa, sono rimasta affascinata perché ho visto risolvere delle situazioni con semplicemente l'utilizzo delle mani, quindi ho deciso di intraprendere questo percorso formativo in Germania, dove ho appreso queste tecniche di trattamento appunto con delle tecniche chiropratiche. Queste manualità sono dolci, cioè in genere l'animale accetta volentieri il trattamento, vengono fatti sia su tutti i tipi di vertebrati, io maggiormente chiaramente nel mio ambulatorio l'utilizzo su gatti, cani, però può capitare anche di trattare i cavalli. Sono terapie che molto spesso vanno a risolvere situazioni che farmaci non possono risolvere, perché se ad esempio abbiamo una dislocazione, diciamo, si parla sempre fra virgolette, perché in chiropratica si parla di disfunzione del movimento della vertebra. Quindi, allora, questo è il libro appunto che ho scritto. Il motivo per cui l'ho scritto è che quando io mi sono approcciata a questa disciplina non trovavo nozioni per prepararmi, andare un pochino preparata a questo corso. Quindi mi ero promessa che se un domani avessi avuto modo e possibilità, mi sarebbe piaciuto divulgare questa disciplina. E quindi così ho fatto. Complimenti, dottoressa. Dottoressa, la Grazie. fisiatria può essere utile nei cani anziani? La fisiatria è utilissima nei cani anziani, si vedono risolvere delle situazioni che si davano, cioè dove l'animale veniva dato per spacciato. In questo video che andate a vedere, il proprietario voleva portare il cane a fare l'eutanasia perché si parla di un cane di 12 anni, un cane corso, che aveva questa gravissima deformazione a livello della colonna vertebrale e che non riusciva più a tenersi in piedi. Immaginate, cioè, un cane di queste dimensioni, di questo peso, la gestione diventa insomma, difficile, anche la qualità della Certo. vita si va a perdere. Quindi il medico ha dato del cortisone, ma che non ha funzionato, o funzionato molto molto poco. Dopodiché ha suggerito al cliente di rivolgersi a me. Quindi il cane è arrivato nelle condizioni in cui avete visto. Sì. Nella prima immagine è stata fatta una seduta dove sono state utilizzate quasi tutte le tecniche a mia disposizione perché il proprietario era molto demotivato e quindi dovevo in qualche modo risolvergli la situazione. Quindi queste, come vedete, sono delle manovre fisiatiche dove si fanno mobilizzazioni, stretching e massaggi allo scopo di riattivare la muscolatura, di sciogliere le articolazioni, quindi per favorire il movimento. Quindi per cercare di riattivare quel che c'era rimasto di riattivabile. Okay? Dopodiché sono state fatte anche le altre terapie che ora andiamo a vedere. E la canina, come vedete, è anche molto brava. Cioè, anche pensare di dover sopprimere un cane che comunque è vigile, mangia, però non cammina, è una decisione molto difficile. Certo. Qui è stata usata la laser terapia proprio per il dolore che sicuramente, vista la radiografia della colonna, era molto importante, e abbinata appunto all'ozonoterapia, che anche questa, in questo caso qua, aiuta a togliere dolore, a migliorare il rilassamento dei muscoli, quindi se ci sono rigidità e dolori muscolari.
E poi il punto di forza, diciamo, della fisioterapia per me è il tapirulan in acqua, questa vasca dove il cane può camminare da solo o assistito. E questo è questa Holly dopo un'ora dall'arrivo in fisioterapia. Quindi il proprietario incredulo, ovviamente, ai suoi occhi, mi fa sempre una pubblicità smodata. Bellissimo, certo. Ma queste sono situazioni che capitano frequentemente. Ora, chiaro, magari non dopo un'ora, però ecco, si rimettono in piedi cani che avrebbero difficoltà in altri modi a ritornare a una vita normale. Bellissimo, bellissimo, dottoressa, complimenti, mi sono emozionata a vedere questo cane che si Grazie. riprendeva in questo modo, da come è È arrivato un lavoro dopo che dà solo una seduta. soddisfazione. Eh sì, Sì. dottoressa, Sì. complimenti ancora. Io, dottoressa, la ringrazio per aver contribuito alla nostra trasmissione e per essere stata con noi oggi. Grazie a voi per l'invito, mi ha fatto molto piacere. Grazie mille. E grazie a tutti i nostri telespettatori per averci seguito fino a questo momento. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.